Buongiorno amici, bentornati sul canale Filippo, Luca, Serena. Buongiorno. È mattina prestissimo, siamo super addormentati, ma oggi è un grande giorno perché abbiamo toccato sotto con la mini. Non è per quello il grande giorno, la mini è bassa e siamo in tre in macchina. Ci hanno invitato a un evento Ego, che è l'azienda delle motoseghe, che oltre alle motoseghe fa una valanga di prodotti fighissimi. Avete visto la luce, anzi no, non ve l'abbiamo ancora parlato. Comunque motoseghe, tagliaerba, prodotti... soffiatori, giardinaggio in generale. Prodotti tech legati al mondo della... del giardinaggio, fai da te. Giardinaggio fai da te, quindi ci hanno invitato a questo evento fighissimo, dove prima andremo a provare le novità 2023 e poi andremo a fare un mega pranzo. Yes. Ora stiamo andando in Brumar, che è il distributore, e poi da lì salire, faremo un change auto e andremo a Milano. Non sappiamo bene dove, però Bordaredo. Ah, lo sappiamo. Penso, sì. Scopriremo. Ciao. Al gancio traino. Al gancio traino, ci facevo il carletto dietro, non ci devo sapere nei commenti. Dov'è il gancio? Ah, figata! Bellissimo! No raga, spettacolo. Cioè, è un'accelerazione veramente indecente. E poi è strano perché non è che gira con le ruote davanti, ma gira accelerando di più o meno una ruota, un po' come quelli con due leve, ma ne ha solo una. Ed è veramente bello. Poi ho visto che ha il gancio traino. Pensavo già come costruire il gancio traino per eventualmente attaccarci il carletto. Ma ce l'ho già. E poi non è un go-kart. Stiamo facendo una recensione come fosse un go-kart. In realtà è il trattorino. Serve a tagliare l'erba. E adesso lo guida Serena. Attenzione. Quindi ma... devo solo accelerare? In teoria sì. Andiamo Serena. No, è parte. Sì, sì, certo che si può. Ma che siamo degli animali. No, comunque dopo ci facciamo spiegare tecnicamente come funziona il tutto, perché non lo conosciamo ancora, però tanta roba, veramente bello. E va con le batterie delle motoseghe, ha 6 batterie dietro, infatti quel guscione di dietro verde, sì, quel guscione dietro verde che ha, ci sono tutte le batterie. E sono le stesse che abbiamo noi, ovviamente un po' più grosse. E qua c'è il pacco batterie. Non abbiamo registrato tantissimo, però è stata un'esperienza veramente bellissima. Infatti ci teniamo tantissimo a ringraziare Ego. Chi ci segue da tanto tempo ormai lo sa che è un fedele compagno di viaggio e di avventura. Infatti la motosega ormai ce l'abbiamo da quasi 3 anni e possiamo dire che va alla grande. Adesso abbiamo anche il soffiatore, tagliaerba, la luce, della quale poi vi parleremo.
Però è stato bello scoprire un po' il retroscena che c'è, perché come abbiamo detto prima, la Brumar distribuisce questo marchio, è un'azienda che porta prodotti tecnologici nel mondo del giardinaggio, nel mondo dell'outdoor in generale, perché come avete visto noi usiamo tantissimo il soffiatore, lo usiamo per accendere i fuochi, per togliere le foglie da fuori dal capannone, per mille cose. E poi è stato incredibile scoprire bene la tecnologia che c'è dietro queste batterie. Cioè, pensate che queste batterie qua dentro, al di là della forma che hanno, perché abbiamo sempre detto che è la tecnologia Arc Lithium, ma uno si chiede cos'è la tecnologia Arc Lithium. In pratica questa forma qua serve per far sì che tutte le celle siano equamente distanziate e si possano raffreddare in maniera uniforme. Se vedete qua dietro ci sono anche delle prese d'aria, pensate che carica batterie super rapido, essendo che le batterie litio patiscono quando vengono tanto ricaricate perché si riscaldano. Il caricabatterie butta aria e raffredda le celle. E oltre a questo, fra tutte le celle c'è un gel che a temperatura ambiente è sotto forma di gel. Nel momento in cui si iniziano a surriscaldare le batterie diventa liquido, e quindi girando fra tutte le batterie le tiene tutte quante alla stessa temperatura, e si evita di rischiare che una delle tante si possa surriscaldare e rovinare. E in più il BMS controlla ogni singola cella e la temperatura. C'è una tecnologia super avanti e che fa giustificare anche il prezzo. Infatti noi questi qua sono 2-3 anni che lo usiamo e vanno alla grande. Detto questo, abbiamo scoperto un sacco di cose bellissime di cui vi parleremo pian piano, anche perché appunto vediamo ancora parlare della luce Ego, che a sto giro qui in questo bel posto mi sono dimenticato di portarla purtroppo, però abbiamo portato il soffiatore, lo stiamo provando alla grande. Un grazie speciale alla Brumar che ci ha fatto conoscere tutta la loro fantastica azienda. Un grazie speciale a Ego per averci permesso di partecipare a questo evento. Adesso torniamo alla vita della Factory. Se avete curiosità o domande, qualsiasi cosa voi chiedete, e vi lascio i link comunque per andare a vedere il sito Ego, tutti i loro prodotti e tutto il resto. E in realtà prima di tornare alla Factory proviamo un secondo sto soffiatore e poi torniamo. Bella. Allora, qui ora abbiamo l'ugello quello largo, più per foglie e cose. Qui abbiamo il Cruise, fighissimo. In pratica tiramolo giù, si accende e rimane acceso. Se no, classico acceleratore e qua il turbo. Vediamolo prima sulla terra. Può fare pietra. Adesso andiamo sull'acqua. Buongiorno amici e bentornati sul canale, siamo alla Factory ovviamente, ed è con immenso piacere che vi presentiamo il primo Wingham all'interno della Factory. Molto molto bello, lo stiamo studiando per bene perché sono mezzi molto particolari, se non li conoscete fateci sapere che ne possiamo parlare di più per spiegarvi qual è la particolarità di questi camper monoscocca. Ce l'hanno portato per fare una serie di lavori, fra cui montare un condizionatore, molto bello, l'abbiamo aperto prima e dopo ve lo faccio vedere meglio. Cambiare il pannello solare, ne mettiamo uno più potente, un bel NDS da 150 watt, e anche cambiare l'inverter, così che in viaggio si possa far andare il condizionatore con l'inverter, quindi la corrente generata dal motore. Ovviamente in sosta con le batterie a litio che monta, sono 200 ampere, potrà farlo andare ma per molto poco, quindi l'idea è in viaggio di poterlo tenere acceso, poi in campeggio comunque con una colonnina farlo andare. Però bello, adesso saliamo sul tetto perché ho già rimosso il vecchio pannello, finiamo di togliere il sica e poi proviamo a posizionare il condizionatore. Al volo! Guardate che bella vesticciola ci ha mandato Ego, cioè in realtà ce l'ha consegnata personalmente, signor Ego. È un soffiatore di una potenza allucinante che è molto comodo in questi casi. È giunto il momento di installare il condizionatore, o meglio proprio posizionarlo sopra, più collegamenti li faremo domani.
E il nostro capannone è una piccola chicca, perché il condizionatore è molto pesante, passarcelo dalla scala non è il massimo, ma è una soluzione. Infatti qui, vabbè, qui c'è l'ufficio, questo bel cancello, che una volta aperto ci darà accesso comodo comodo al tetto. Quindi ora io e il buon Luca prenderemo il condizionatore che è in quella scatola là, lo portiamo su per le scale e lo andiamo a posizionare su quel pezzo lì. Al contrario, faremo due prove di posizionamento, poi andremo a mettere il sigillante e a posizionarlo definitivamente. Tra l'altro non vedo l'ora di farvelo vedere da dentro, perché è veramente molto bello e richiama molto lo stile Wingham. Poi sono contento della scelta che abbiamo fatto. Andiamo a montare il condizionatore, facciamo una bella mascherina in alluminio, una cornice che serve per due funzioni fondamentalmente. Prima c'era montato questo Max Fan che ha i fori per le viti, questi che rimangono fuori dalla guarnizione del sigillante che dovremmo mettere al condizionatore. Quindi ora con questa bella lastra d'alluminio andiamo a realizzare una cornice sia per tappare quei fori lì, ma anche per ridurre leggermente il foro dell'oblò, perché il foro dell'oblò è da 40, loro consigliano 39.5, comunque un centimetro, mezzo centimetro in meno, il che fa poi appoggiare meglio la guarnizione del condizionatore. Quindi andiamo a tagliare con la mini sega circolare Skill l'alluminio, tagliamo con questa che è già il disco multimateriale montato, e poi procediamo. Buonasera amici, allora, aggiornamento, questa settimana stiamo filmando poco, non siamo neanche presenti sui social e di questo vi chiediamo scusa, ma in realtà non è tutto così a caso, infatti può non sembrare vero, però veramente siamo veramente pieni di lavoro, sicuramente abbiamo sbagliato anche noi in fase iniziale a caricarci con troppi lavori diversi uno insieme all'altro, infatti abbiamo decisamente cambiato strategia, in realtà è Sere che ha fatto questo cambio drastico ma fondamentale, e quindi da adesso avremo un van a settimana o barra camper, van barra camper da fare, tutti con lavori comunque abbastanza importanti, così riusciamo a dedicarci io e Luca in contemporanea a farli, diciamo, a metterli a posto o a fare le modifiche, installare accessori, camperizzare, quello che serve. Però vogliamo assolutamente ritagliarci del tempo in più, sia per voi, per il discorso social, quindi YouTube, Instagram, Reel, stiamo facendo veramente poco, potremmo fare molto di più, abbiamo anche un sacco di argomenti interessanti da trattare, quindi dobbiamo assolutamente recuperare. E basta, ora facciamo una breve carrellata e vi faccio vedere, anche perché appunto, come avete visto, abbiamo Wingham, sul quale abbiamo già montato il condizionatore, adesso abbiamo fatto un piccolo cambio di pannelli perché quelli che pensavamo di montare non ci stanno col condizionatore, quindi rimonteremo quello da 130 watt e poi ne monteremo un altro da 100 per arrivare a un totale di 230. Volevamo mettere uno da 130 e uno da 150, però fisicamente non c'è spazio, anche perché il lato è molto stondato e non è così facile. Oltre a questo, fateci sapere se vi piacerebbe vedere un bel camper tour del Wingham, perché sono mezzi veramente particolari, sono monoscocca, sono uno spettacolo, magari non tutti li conoscete, ci può stare, è un bel mezzo. E quindi questo, adesso un attimo in stand by che stiamo aspettando il pannello, però il condizionatore è piazzato ed è anche molto bello. Il famoso mansardato infiltrato sta molto andando avanti, la parete come avevate già visto l'avevamo già rimontata ed eccola qua. Adesso per esempio ho appena fatto questa siliconatura qua, voi considerate che comunque qui ci sarà il portabici, già fatti fuori, là la staffa in alto, qui la staffa in basso, per sicurezza, nonostante qua sotto ne abbiamo già messo un travetto in maniera tale che le bici scarichino il peso lì, abbiamo messo queste due barre in alluminio, per ora ce n'è solo una, però sono barre da 4 mm, veramente belle e toste, che servono poi a distribuire bene il peso sulla vetroresina in maniera tale che non si rovinino. L'ho attaccata col Sika, ho già fatto tutta la bella siliconatura precisa come piace a noi. Ovviamente queste due linee spariranno, sono fatte col pennarello che si cancella. E poi andremo a mettere una leggermente più sottile là sopra, così siamo a posto. Internamente invece, ah vabbè, ho anche montato lo sportello qua nella cassetta. E qui può sembrare poco, ma in realtà ho rimontato il mobile sopra, ho rimontato il mobile sotto,
Ho rimontato la parete lì della doccia, la parete di là che divide il letto, abbiamo montato la rete del letto sopra che eravamo tolta, quindi siamo veramente a buon punto. In realtà ci manca un sottoriloga che è una guarnizione con il termostato dietro che abbiamo ordinato come tipo se quella giusta, in realtà poi ci è arrivata quella sbagliata, quindi casino, però per Pasqua deve essere pronto, quindi stiamo correndo duro. Qui anche abbiamo fatto una camperizzazione provvisoria per un'omologazione in Germania che non seguiamo noi, però il cliente ha deciso di andare là. Pato ha deciso di andare là, il cliente, sapete benissimo chi è. E poi in più di là abbiamo il Vito che stiamo rimontando. Dobbiamo finire di mettere il riscaldatore, ultimi dettagli, però è veramente cattivissimo. E poi altri due Volkswagen qua, stiamo riparando una piccola perdita, quello là invece andrà via brevissimo perché è finito in realtà, solo che le proprietarie hanno approfittato della permanenza qui del van per andare a farsi un bel viaggio in Africa con i miei grandi, numero uno. E boh, questo per dirvi cosa, vi ho fatto fare una carrellata generale dei mezzi, fra l'altro fuori ne abbiamo altri due, penso. Sì, ne abbiamo altri due, abbiamo il van, quello che stiamo sistemando lì, è un lavoro lungo però con i mille problemi. E poi forse basta, no, un altro che dobbiamo mettere due batterie, un lavoro relativamente veloce che farò domani. Tutto ciò per dirvi che abbiamo ricevuto dei commenti, o meglio, dei messaggi su WhatsApp, alcuni su YouTube, così, dicendo che siamo poco professionali perché non rispondiamo, hanno detto che siamo dei pagliacci, hanno detto un sacco di cose. Sara, fra l'altro, ci è rimasta anche molto male perché è lei che risponde ai messaggi. Però, oltretutto, il lavoro che abbiamo qui sotto in officina, che voi potete dire, ma siete voi che vi siete fatti portare troppi mezzi, sì, ci sta, abbiamo appena aperto, abbiamo fatto un errore. Però non è solo il problema di quanti mezzi sono qua, cioè il problema di rispondervi è proprio dovuto al fatto della quantità di richieste, cioè se tutti i giorni passa il cioè pass se passa tutte le giornate a rispondere a un messaggio dopo l'altro, un messaggio dopo l'altro, un messaggio dopo l'altro, il che ci fa super piacere, però è proprio fisicamente impossibile riuscire a rispondere a tutti, o meglio subito a tutti, perché in ordine cronologico stiamo rispondendo a tutti assolutamente, siamo super contenti che ci scrivete in tantissimi e continuate a farlo. Però vi chiediamo solo di non rimanerci male, cioè se non vi rispondiamo subito non è perché non abbiamo voglia di lavorare, perché siamo pagliacci o perché ci state antipatici, è proprio solo fisicamente che siamo in troppi pochi per fare tutto questo, ovviamente avendo appena aperto non è che possiamo assumere 5 persone. E poi soprattutto, come vi dicevo prima, ci piacerebbe tantissimo a me, Luca, a me ritagliarmi un po' più di tempo per il discorso YouTube, social e tutto quanto. E pubbliche relazioni, perché quelle sono importantissime per un'azienda, una startup come noi. E a Luca progettare, cioè lui nasce come progettista, gli piace tantissimo fare queste cose qua, come piace tantissimo anche farle a me. Però Luca deve progettare, perché anche lì abbiamo una quantità di progetti che non vi posso spoilerare infinita, un sacco di progetti iniziati che poi ovviamente vedrete portati a termine, e sono delle cose veramente, veramente, veramente belle a un livello. Ciao, però dobbiamo avere tempo per farle, quindi come vi ho detto, dalla prossima settimana verranno in proporzione meno van, saremo più veloci nel farli e basta, questo non per dirvi che rallentiamo sull'officina per fare altro, però un pochettino sì, perché adesso sono le 9 di sera, le 10, non so che ore sono qui da solo in officina, Sera è in camper che sta continuando a rispondere ai messaggi, Luca oggi pomeriggio sta male, quindi è andato giustamente a riposarsi e io sono qua a lavorare, però boh, sto anche stampando una cosina sopra e 10 minuti in realtà me ne vado anch'io a fare cena, penso. E basta. Sicuramente c'è altro che voglio farvi vedere, ma mi verrà in mente strada facendo e ve lo dirò domani. Bella, ciao.